Come siamo un animale? Beh, un animale, l'ideale sarebbe amarlo come lui ama noi. E quello sarà impossibile, perché come ci può amare un animale, chi ha un cane, un gatto lo sa, ma anche un cavallo, sa che questo amore reciproco è impossibile, perché quello che danno loro a noi, noi non lo potremmo dare mai a loro. Mi si chiama appena fatto. Una vita davvero spesa per gli animali, quella di Alberto Brandi, veterinario che ultimamente ha messo nero su bianco appunto alcune sue riflessioni di, come dicevamo, una vita spesa davvero per i nostri amici animali in un libro che si intitola Gli animali ci salvano. Ci salvano perché nasce da una mia vicenda personale, che quando sono stato, diciamo, ricoverato per Covid, in un periodo in cui ancora il Covid era abbastanza sconosciuto, per cui non c'erano vaccini, non c'era niente, quindi c'era un po' la paura, si vedevano i camion, ti ricordi, militari che uscivano con le bare. Sono stato appunto in terapia subintensiva, quindi con il casco e quindi una situazione abbastanza critica, e diciamo tra i pensieri che mi affollavano in quel momento, la notte soprattutto, la mente, c'è stato proprio il ricordo degli animali che sono appunto, hanno attraversato la mia vita. Il cane si chiama Soglia. Hai visto quando uno arriva a fine vita che rivede tutta la vita? Io rivedevo gli animali, perché alla fine son passato tutti gli anni con gli animali, ho passato alla fine da quando avevo 12 anni ad ora. Ecco, questa passione quindi come nasce, perché nasce, che poi è diventato il lavoro di una vita? Beh, nasce, come appunto lo descrivo nel libro, da un incontro che ho avuto con il mio primo gatto. Lo trovai in una discarica proprio a ridosso del paese, e da lì, alla fine, tramite delle vicende che poi vado anche a narrare, insomma, ho accumulato, diciamo, questa passione, questa voglia di fare qualcosa per loro. La vita privata di chi fa questo lavoro è sicuramente influenzata, la mia forse ancora di più, perché sono uno che dà tanta disponibilità. È veramente una vita bella, però con tanti sacrifici appunto personali che ma non è Brandi Alberto, probabilmente se tu intervisterai qualsiasi veterinario ti dirà questa cosa. Evidentemente non è solo un lavoro. No, no, ma appunto io non lo considero un lavoro. Per me non è un lavoro, non è mai stato, non ho mai saputo nemmeno quanto guadagno, se devo essere sincero. Fortunatamente vivo bene, però non c'ho questa cosa. Però per me non è mai stato un lavoro come si intende nella normalità, tanto che io quando sento le persone della mia età che iniziano a dire oddio, voglio andare in pensione, per me la pensione non esiste, cioè, ma non esiste, perché proprio spero che fino a che avrò diciamo un pochino di fiato di fare qualcosa. Fortunatamente ho delle collaboratrici che sono molto valide, spero quindi di affiancare io loro e arrivare fino magari a 80 anni qua ancora in ambulatorio.